Oggi voglio fare con voi un gioco, se mi prestate qualche minuto del vostro tempo. Proviamo a conteggiare tutte le risorse a vostra disposizione, in termini economici, risorse di qualunque tipo, mobili, immobili, la fama che qualcuno di voi potrebbe pure avere. Diceva io, non ho fama per niente. Ok, mettiamo caso, no? Diciamo anche il prestigio presso colleghi, che ne so, eh? La vostra intelligenza, qualunque cosa voi possediate. Quindi partiamo dallo stato attuale e proviamo a raddoppiare tutto. Quindi il doppio del prestigio, il doppio della fama, il doppio della ricchezza monetaria. Doppio di immobili, eccetera, eccetera. Poi raddoppiamo ancora, raddoppiamo. Sempre di più. Immaginate quante cose potreste realizzare. Ma non ci basta. Provate a immaginare davvero un ulteriore raddoppio. Ancora di più, ancora di più. Immaginate ora di continuare a fare ancora, 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 ecco, a realizzare dei raddoppi. Sempre di più. Immaginate di primeggiare per intelligenza, per ricchezza, per fama, per tutte queste cose. Qualunque desiderio materiale possiate avere è realizzabile, anzi è realizzato. E mo? E quindi? Avete gioia. Questa è la domanda. Siete davvero contenti? Cosa vi rende autenticamente, pienamente capaci di gustare una gioia profonda? Alle volte capita che l'uomo riempia le proprie difficoltà affettive, le proprie insicurezze, i propri disagi, li riempia con cose materiali. Ma sono un riempimento. Magari avete tutto il mondo ai vostri piedi, ma poi. E allora il punto è guardare in faccia la realtà. E cercare ciò che davvero ha senso. Un po' come i bambini. Vedete quando giocano e sono felici. Ma che hanno i bambini? Eppure sono felici. Siamo nel periodo che porta a Pentecoste. E questo spirito, questa bellezza grande, che dà senso alla vita. Questo spirito riempie il cuore, perché è spirito d'amore, è spirito di gioia autentica.
Qualcuno potrebbe dire, quindi cosa devo fare? Guarda in faccia la realtà e riparti. Cioè, prova a rinnovare la tua vita dando senso, profondo senso. Profondo calore alle relazioni, facendo sì che queste relazioni siano costruite su qualcosa per cui vale davvero la pena. E quindi parliamo di amore, parliamo di verità, parliamo di libertà autentica, la libertà che non consiste nel fare tutto ciò che passa per la testa. Parlo di libertà autentica. Parlo di quella libertà per la quale sei autenticamente libero e autenticamente felice. Libero da qualunque schema che reprima il tuo cuore, da qualunque sovrastruttura che costituisca una gabbia, da qualunque soluzione magari facile o forse anche difficile, però tesa a creare false compensazioni. Mentre ciò di cui abbiamo realmente bisogno, quest'amore, è semplice ed è bello.